Ciao a tutti amici di extremadura.com e ben ritrovati da un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il mouse da gaming Havit MS732. Partendo velocemente dalla confezione, classica confezione colorazione nera, troviamo al centro il logo dell'azienda, nel retro alcune informazioni e nient'altro. All'interno della confezione troveremo un manuale di istruzioni con anche gli screen, le foto del software di gestione che accompagna questo mouse, comunque potremo scaricare dal sito della Havit. Troviamo alcuni opuscoletti, cartoncini con alcune informazioni per il supporto in caso di problemi o per visualizzare sul sito sempre altri prodotti della Havit. Troviamo un classico mini CD-ROM per prelevare il software di gestione e i driver, anche se come abbiamo detto possiamo collegarci al sito dell'Havit e scaricarlo direttamente. Ed infine troviamo il mouse. Come possiamo vedere è un mouse abbastanza classico, a meno per la colorazione interamente nera, forme abbastanza squadrate, le dimensioni lo rendono particolarmente indicato per coloro che utilizzano una presa di tipo palm, come possiamo vedere, ma deduciamo che è possibile utilizzarlo anche con altre prese, da cui anche la claw grip. Partendo velocemente dalla parte superiore troviamo una superficie liscia in plastica con una leggerissima, crediamo, superficie soft touch. Nella parte, più arretrata troviamo il logo della Havit, che è una fenice, mentre, nella parte avanzata troviamo due classici tasti per lo switch dei DPI. Da un minimo di 500 ad un massimo di 4000, inoltre lo scroll di tipo cliccabile con un piccolo rivestimento in gomma per aumentare il grip. Troviamo anche un ulteriore tasto in colore giallo che potremo assegnare come tutti gli altri presenti sul mouse con altre funzioni o per eventualmente avviare una macro. Nella parte sinistra troviamo un design molto semplice, con una superficie abbastanza particolare da trovare sui mouse da gaming. Inoltre troviamo questo piccolo inserto che restituirà una retroilluminazione semi RGB, quindi classici colori rosso, giallo, blu, per indicarci anche lo switch dei DPI e quindi in quale profilo staremo lavorando. Classici tasti, quello avanzato è dotato anche di una piccola texture delle piccole palline. Nella parte destra un ulteriore inserto che ci permetterà di impugnare al meglio il mouse, come possiamo vedere. Sempre questo piccolo inserto anche in plastica che restituirà, come nel lato sinistro, anche nel lato destro, questa retroilluminazione per farci capire a quanti DPI staremo lavorando. Nella parte frontale abbiamo un design molto aggressivo, ci ricorda alcuni mouse che abbiamo recensito nel corso di questi anni. Passando alla parte inferiore troviamo una base in alluminio, ma crediamo che sia un po' più plastica che alluminio in sé, anche se comunque è di buona fattura. All'interno qui troviamo questo piccolo supporto in plastica che ospita 8 pesetti in alluminio che potremo aggiungere oppure rimuovere e quindi variare anche il peso complessivo del mouse. Troviamo classici mouse fit nella parte superiore e in quella inferiore. Al centro troviamo il sensore che ricordiamo essere di tipo ottico, un Avago A3090, e anche un classico pulsante che ci permetterà di variare dai vari profili.
Sì, nel caso non volessimo utilizzare altri tasti presenti nella parte superiore. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, mentre il connettore è placcato in oro. Il mouse, tutto sommato, ha un buon design, anche una qualità costruttiva buona, e tutto ciò comunque lo vedremo nel corso della recensione, che come sempre trovate giù in descrizione, insieme al link di Amazon per un eventuale acquisto. Con questo è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.teximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.